detto che nel processo evolutivo degli esseri viventi, il giorno in cui uno di essi fece una cosa inutile, quel giorno segnò l'apparizione dell'uomo sulla terra. Sì, quell'essere che scalfì per primo le pareti della sua caverna, traendone un rozzo di segno, o che, posto nell'alternativa di scegliere tra frutto e fiore, scelse il fiore, quell'essere era l'uomo. Quei disegni e quella scelta, cose assolutamente inutili allo svolgimento della vita materiale, proclamavano all'universo essere scoccata la scintilla che aveva acceso la luce dell'intelligenza in un essere vivente. Le tenebre avrebbero ceduto il passo alla luce. Le oscure caverne sarebbero state sostituite da capanne e queste da costruzioni sempre più rispondenti alle esigenze dello spirito oltre che a quelle materiali. Mentre dalla semplice scelta del primo fiore si sarebbe giunti a produrne una sterminata varietà ed a creare giardini e parchi pieni di incantesimi. L'applicazione incerta e limitata della nuova e misteriosa prerogativa, l'intelligenza, avrebbe progredito sino alla dedizione completa ed appassionata di vite intere. Tale fu il caso dei creatori di Villa Pallavicini in Pegli, la nobildonna Clelia Grimaldi, suo nipote il marchese Ignazio Pallavicini e l'artista Michele Canzio. Tutta la sua vita dedicò la nobildonna Clelia allo studio e alla coltivazione amorosa di piante e fiori rari, raccogliendone migliaia di esemplari nelle serre ancora oggi visibili. Con non minore passione e profusione di tempo e denaro, il nipote Ignazio si dedicò al restauro della vecchia villa, arricchendola dello splendido parco. Incaricato dei lavori fu il geniale ed estroso Michele Canzio, che dopo 10 anni di intenso e pazientissimo lavoro portò a termine l'opera. Piante esotiche o di forme e dimensioni inconsuete ricoprirono la superficie del parco, mentre numerose piccole e geniali costruzioni, oltre alle grotte e al laghetto, vi introdussero l'elemento artistico, creando l'armonioso connubio fra la grazia della natura e l'arte. Questa lapide rivela quali furono le finalità perseguite dall'artista. Nel suo arcadico linguaggio esalta la vita vissuta in intimo contatto con la natura, quale presupposto al perseguimento dell'obiettivo mens sana in corpore sano e al progresso nella direzione del bello e del buono. Occorre pertanto lasciare da parte le cure quotidiane, esasperate dal disumano ritmo della vita moderna, e concedersi periodicamente il sereno godimento delle selve, delle sorgenti, dei fiori e di tutto ciò che, parlando al nostro spirito, lo eleva. Nel suo variopinto linguaggio, la natura parla più eloquentemente di quanto potrebbe farlo un artista della parola. Parla dagli alberi in fiore l'armonia dei colori, dalle tinte più violente alle sfumature più delicate. Parla il canto degli uccelli innamorati
alla ricerca ansiosa delle piumate compiacenti ascoltatrici. Luci ed ombre, fugacemente riflesse da piccoli specchi d'acqua, sembrano ripetere le alterne vicissitudini dello spirito umano. Questo spirito trova nutrimento soltanto nei frutti dello spirito. Non per nulla diciamo che la storia è magistra vitae. Sentiamo prepotente l'inconscio bisogno di conoscere l'atteggiamento di chi ci precedette sulla scena della vita. A soddisfare questa sete di esperienza, ecco che al vertice del colle ci troviamo di fronte a alcune fittizie vetuste costruzioni. Vorrebbero essere un castello diroccato e le tombe dei suoi strenui difensori. Simbolica e sintetica narrazione delle gesta di Prodi. Certo, occorre aver provato a vivere fra popoli senza storia per rendersi conto del valore etico della storia. Se a volte in essa troviamo pagine oscure, niente smarrimenti. Quali non furono le tenebre che avvolsero l'esistenza dei cavernicoli, per lunghi secoli trascinata nel buio e nello squallore delle caverne, contese alle belve con le quali lottarono fino all'ultimo sangue per la propria sopravvivenza. Quelle caverne possono essere per noi mete di gite piacevoli, ma per essi furono testimoni di tragedie e di inenarrabili sofferenze. Venne però il giorno in cui l'uomo uscì dall'oscurità delle caverne per incontrarsi con la luce e, nella luce, scoprire infinite possibilità di espandersi e gustare la gioia del vivere. Nella luce conobbe che lui, proprio lui, poteva e doveva diventare l'artefice di un mondo più bello, più accogliente e più buono. La sua nuova luce interiore doveva proiettarsi sul mondo esteriore per illuminarlo e trasformarlo. Di quanto da quei tempi sino ad ora è stato realizzato, tutti possiamo goderne quale patrimonio dell'umanità intera. Ciò rimane valido anche se cavernicoli ritardatari, spinti da atavici istinti, sfregiano e sciupano i frutti sudati dell'uomo incivilito. Ciò sia detto con pace delle varie silvane e compagnia.
chi desiderasse farsi un'idea dei primi passi compiuti dall'uomo nel duro cammino della civiltà, buona opportunità è offerta dal museo archeologico installato nell'edificio della villa. Nel 1928, con atto di donazione della marchesa Matilde Negrotto Cambiaso, la villa Pallavicini venne ceduta al comune di Genova, che si prese cura, fra l'altro, tramite la direzione delle belle arti, dell'ordinamento del museo. Quasi ad ammonirci della rudezza degli esseri primitivi, un Cerbero è posto all'ingresso. Ma se Cerbero altro non fu che un mito, dura e feroce realtà fu invece l'orso delle spelonche, contro il quale dovette lottare l'uomo pressoché inerme. Ecco le armi da lui usate nell'impari lotta, selci e ossa acuminate. Mentre queste servivano alla sua difesa e a procacciargli il cibo, altri oggetti furono ideati e prodotti, quali ornamenti dei vivi, e testimoniando la consapevolezza dell'eternità del proprio destino, anche dei defunti. Nella dura ascesa verso la civiltà, l'indomita volontà, guidata dall'intelligenza, ebbe la meglio sulla materia bruta, ed ecco apparire la grazia nelle opere dell'uomo. E dopo di avere espresso se stesso nei rozzi disegni e negli oggetti, compì finalmente il grande balzo in avanti, trovando il modo di esprimersi con la parola figurata. La spinta iniziale aveva lanciato lo spirito umano in un'orbita aperta, i cui limiti invisibili si confondono con quelli dell'universo. Nelle sale di questo museo è il libro della storia, non di un popolo, ma dell'uomo. I reperti ivi raccolti da pazienti e tenaci cultori di archeologia formano di esse una sede qualificata, ove ogni generazione può apprendere il valore della civiltà nella facile intuizione del travaglio sofferto per ogni passo in avanti. Una perla, e che forse non ci parlano di dura lotta anche la sua grazia e il suo candore?